questo è un lavoro ed è il risultato di tantissimi scatti che ne abbiamo fatto in momenti diversi e in spazi diversi. Quindi il tempo e lo spazio vengono ad intrecciarsi e a relazionarsi in luoghi lontani tra di loro. Quindi il terreno in realtà è fatto da tanti pezzi di terreni differenti presi in luoghi diversi, il cielo è fatto nello stesso modo e quindi diciamo tutti questi frammenti di realtà così composti ricreano un altro luogo che è un luogo sicuramente mentale, quindi è proprio una sorta di ricomposizione della realtà. Questi qua erano proprio quelli che le distribuivamo in giro, questa sorta di fanzine. Realismo cinetico anche era un altro nostro motto. E poi c'erano questi all'inizio, addirittura prima di queste immagini scattate da noi, c'erano questi collage, testi presi dai giornali che parlavano di cose. Ma che anni sono questi? Già 95. Questo? 96. 96. Con queste foto fatte da noi in questo caso, in cui realizziamo poi anche delle installazioni, poi da questo lavoro qua abbiamo realizzato anche una stanza. Però ci piaceva che le persone che andavano all'interno di questa stanza, all'interno dell'installazione, potessero però consultare e quindi toccare anche, no? La fanzine, che ci fosse anche proprio l'intervento dello spettatore. Quando si lavora in coppia il lavoro diventa pubblico praticamente subito, nel senso che viene attraverso le parole, viene discusso, viene affrontato. Solitamente quando non riusciamo a trovare una cosa comune, sì, lo mettiamo da parte. Sì, si mette da parte il progetto, si aspetta, no? E lasciamo che il tempo faccia sedimentare la cosa. Proprio perché il lavoro nasce dalla discussione, dall'incontro, no? Delle nostre due esperienze di vita e di visioni, di sguardi che abbiamo nei confronti della realtà e del mondo, il lavoro nasce con a tasselli, no? E ovviamente poi alla fine non si può dire che il lavoro è mio o il suo, ma il lavoro è nostro. Poi noi siamo tantissimo tempo che siamo insieme, per cui abbiamo visto le stesse film, cioè conduciamo una vita proprio parallelamente, sempre accanto, e questo ci ha permesso di avere una visione comune, ovviamente con le nostre differenze, perché siamo due persone diverse, però abbiamo uno sguardo molto simile. Infatti quando facciamo le fotografie non ci ricordiamo poi più chi è che ha scattato, cioè non ci interessa neanche ricordare chi è che ha scattato, perché il progetto è un progetto, diciamo l'obiettivo è comune, no? Il progetto è quello di farlo insieme. La cosa decisiva è per il nostro lavoro poi è stato quando siamo venuti a abitare qua, no? Dove praticamente il rapporto con lo spazio urbano era molto forte, no? Quindi avevamo queste prospettive da questa finestra molto accentuate che ti portavano a guardare oltre la città, no? C'è sempre stato importante fin dall'inizio, no? Avere questo rapporto con la realtà, con lo spazio urbano, e quindi cercare di fare un lavoro che si relazionasse con il sociale, con la realtà, la nostra visione attraverso le nostre fotografie, andando in questi luoghi dimenticati, queste fabbriche abbandonate, così soprattutto quando nel periodo in cui abbiamo iniziato a fare le prime foto insieme, così era un periodo interessante nella città Torino, ma anche altre città, perché tutte queste zone industriali non erano ancora state abbattute come è successo in questi anni. Sentivi una pulsione, ancora la pulsione di quello che era stato prima, quella fabbrica, quei luoghi, la nostra storia personale, i nostri genitori, della città, dei luoghi in cui viviamo, perché comunque noi viviamo un luogo Mirafiori, che è stato un luogo di lotti forti operai, dove c'era Fiat, dove c'è ancora qualcosa della Fiat, c'è rimasto sempre meno, però comunque dove c'è una forte identità anche di quartiere, di appartenenza al luogo, ecco. Torino è stato, diciamo, il punto di partenza, poi ovviamente il nostro lavoro non si concentra solo su Torino, ma si concentra su innumerevoli luoghi che quando viaggiamo si è sviluppato e si sviluppa ancora adesso in luoghi differenti, però sicuramente, diciamo, tutto il nostro lavoro ha cercato di rintracciare quella memoria di quegli spazi, no?
perché già solo 10 anni fa la si sentiva di più, cosa che invece adesso senti che questi quartieri non hanno più quell'identità forte che caratterizzava quei luoghi. Senza quell'identità quei luoghi sì che rischiano di diventare anonimi. Non lo sono ancora anonimi perché sono abitati dalle persone, riempito dai sogni, dalle speranze, dai problemi delle persone che ci abitano. Certo che lo vediamo noi, lo sentiamo noi sulla nostra pelle, abitare in questo quartiere, per esempio, che ha una storia molto importante alle spalle, quindi un quartiere operaio, sentire che proprio l'icona della fabbrica, anche senza il suo valore d'uso, quindi abbandonata, non c'è più perché è stata sostituita da un supermercato, da un condominio, quindi. E vedere anche le persone che non si riconoscono più in questo quartiere è molto doloroso. Infatti anche tutta la nostra ricerca cerca anche di riflettere e di capire in che modo si muovono le persone in questi territori, no? E cioè in che modo riescono ad accettare questo cambiamento, questa trasformazione dello spazio urbano, che però non è mai una trasformazione, come dire, che cerca una relazione con le persone che abitano quei luoghi. Sono sempre delle violenze, no? Sono sempre dei danneggiamenti che fanno il territorio. E noi abbiamo un archivio di migliaia e migliaia di fotografie che abbiamo fatto nel corso di questi anni e vediamo proprio lo smembramento e la distruzione di questi territori. Allora forse era meglio tenere questi luoghi come fossero delle zone anche temporalmente autonome, senza un valore d'uso, che fossero una sorta di polmone verde, zone dell'immaginario, anche zone oscure, no? Però erano delle icone molto importanti per le persone che ci abitavano. Adesso la sensazione di essere un po' in quartieri del nulla, no? Che non si capisce, forse noi stiamo vivendo proprio un momento di transizione, no? E questo momento di transizione è forse più doloroso perché sì, per non ti riconosci più in nessun luogo. Per esempio il Palazzo del Lavoro, quello di Nervi, che adesso che è venuto accanto. Fuori, vogliono fare un centro commerciale, no? Adesso c'è tutto il quartiere contro, quindi sì, i cittadini esatto. Si stanno mobilitando. Perché vogliono abbattere tutti gli alberi. E invece qui si vuole in qualche modo riorganizzare un territorio, però senza nessun pensiero a monte, no? E quindi i cittadini che abitano queste zone non sanno bene più come muoversi. L'unica cosa che si può fare qui è consumare. Ma consumare e andare nei supermercati, nei centri commerciali, ma non è questo che le persone hanno bisogno, insomma. Non so, avevamo iniziato a fare delle installazioni dove al posto delle fabbriche c'erano solo più macerie. E l'unica cosa che era rimasta in piedi era un cinema di seconda visione, no? Che erano i vecchi cinema dove veramente si faceva una programmazione interessante, no? E dove da bambini appunto noi andavamo. E allora a memoria abbiamo ricostruito questo cinema di seconda visione mettendo i ricordi miei e i suoi, ovviamente andavamo in due cinema differenti, è diventato questo cinema dove la gente poteva entrare dentro e tutto intorno c'erano macerie, no? Quindi come dice lui c'era già questa visione un po' apocalittica sembrava all'epoca, però in realtà assolutamente attuale, in cui la città diventa macerie, certo per ricostruirci qualcosa sopra, ma non qualcosa di indispensabile per i cittadini, no? Un qualcosa di assolutamente superfluo di cui nessuno ha bisogno. Paradossalmente questi sono luoghi del futuro, no? Perché sono luoghi che accolgono. I luoghi periferici sono i luoghi del futuro, perché dove si sta formando tutta comunità nuove, no? Cioè... Perché qui, tra l'altro, vabbè, Mirafiori è un luogo che ha già avuto un'immigrazione del sud. Infatti a noi interessa molto questo luogo proprio perché diventa una sorta di palcoscenico, no? E noi spesso dalla finestra, per esempio tutti i nostri video, sono stati girati riprendendo, aspettando, cioè il concetto dell'attesa, che è un concetto molto legato alle zone periferiche, no? Pare che si attenda sempre in questi luoghi, no? Che sì. Capiti qualcosa, no? E noi siamo ore e ore a aspettare che su questa piazza succedano delle cose. In realtà succedono delle cose incredibili. Incredibili non perché sono eclatanti, sono delle piccole cose. Però molto interessante, quindi questa piazza diventa veramente un teatro. Infatti noi siamo molto legati a questo luogo proprio perché è un luogo che di condivisione, di scambio, di incontro, di scontro a volte, perché hai la sensazione proprio della contemporaneità.